potente, hai un figlio che ha studiato, ma lavora ma pretende, sembra sempre più suo padre, chi paura quando suona quel telefono. Le nuvole, e questa è una frase e un titolo che amo moltissimo, perché non bisogna mai comunque scoraggiarsi anche di fronte alle grandi difficoltà della vita, che capita a tutti, non solo a noi, a tutti, perché c'è comunque sempre, anche in mezzo a tante difficoltà, c'è sempre comunque la famosa finestrella aperta. Non dobbiamo mai dimenticare questo. E poi io ho una filosofia di vita. Aspetta l'applauso di Valeria, perché questa è proprio carina. Allora, la mia filosofia di vita, no, come si dice, il bicchiere è sempre mezzo. Voi lo sapete perché è mezzo pieno? Perché l'altra metà non lo so bevuto. Finito! Questa è la filosofia della vita. No, guai. Poi mio nonno diceva sempre che, in un certo senso, non bisogna lasciarci prendere e travolgere, no, dalla vita. Siamo noi che dobbiamo travolgere la vita. E vai così, e va a far culo, diceva Pisano. Non io, Ok, allora, vorrei parlare di una bellissima cosa, l'amicizia. Che l'amicizia è veramente una bella cosa. Con un amico viene da voi... Ecco, c'è da ridere, è bello questo. Che la famosa tacca sulla spalla e dice: io sono il tuo amico. Bene, sono contento. Ma un amico vero. Per cui, qualsiasi cosa tu abbia bisogno, sappi che io ci sono. Però devo dire che gli amici veri, quelli veri, si contano forse su una mano, no? Ok? Devo dire che io sono stato molto fortunato, perché ho avuto 4 grandi amici per una vita, con i quali ho diviso tutto, ho diviso veramente tantissime cose, ma non solo la musica, no, che è arrivata in qualche modo a voi, ma tantissimo. Io credo che la nostra storia racconta la musica, ma c'è un altro aspetto molto più importante, che è quello umano. È stata una grande, bellissima, straordinaria avventura umana, e questo credo che ognuno di noi se lo porterà dentro. Io sono così perché ho vissuto questa grande avventura, nel bene e nel male, e comunque io sono contento. Perfetto.
Allora, come faccio ogni sera, voglio salutare i miei amici per sempre. Ciao Bobby! E lui sente, sente. Anche lui è in tour, forse sta finendo, anche lui. E ciao Red! Poi lui è in tour, anche lui. E poi salutiamo pure Stefano, che però lui non è in tour, è a casa. Era a casa perché dice, oggi cosa faccio? Un cazzo. E lui, benissimo, Stefano, ciao! Hai capito tutto! E poi il fratellone, ciao Ricky! Anche lui, ho salutato tutti. Se adesso indovinate cosa andrò a fare, tu non suggerisci, eh? Cosa andrò a fare, quale brano? Dopo che ho parlato dell'amicizia, siete proprio bene. Qual è il brano che andrò a fare? Amici per sempre! Come? Appunto!